Allora, prima di iniziare ti chiedo se mi autorizzi a registrare questa chiacchierata per far conoscere la tua esperienza con i futuri allievi o persone che possono essere interessate alle nostre attività, che possano sentire da te direttamente come l'hai vissuta. Assolutamente sì, ti autorizzo a registrare. E allora raccontaci la tua esperienza, come ti sei avvicinato e com'è andata tutto il percorso. Allora, io mi sono avvicinato al mondo della tecnica di memoria, memorizzazione, mappe mentali, perché diciamo stavo perdendo un po' la rotta, dato che io ho fatto l'università, mi sono laureato 2 settimane fa, e praticamente nell'ultimo anno di università avevo un attimo di difficoltà a studiare e conciliare anche le altre attività che volevo fare, che volevo svolgere. Di conseguenza, nel periodo di lockdown ho visto l'annuncio di Matteo e allora mi sono iscritto. È stato il primo corso digitale che tra l'altro è venuto veramente bene. E da quel momento in poi non riesco più a staccarmi dalle mappe mentali, le utilizzo proprio per tutto. Quando l'avevi fatto il corso? Perché ormai è da tanto che andiamo avanti in digitale. Sì, il corso l'avevo fatto a maggio 2020, Immagino. nella prima edizione digitale è stata molto bella. Nonostante che si era tutti distanti tramite la parte online, siamo riusciti a creare quella cosa, quell'energia che si ricrea nelle aule, che è stato molto bello. E da quel momento in poi ho iniziato a usare le mappe. Come le usi? In quali contesti, applicazioni? Diciamo praticamente tutto, perché allora ho iniziato studiando, di conseguenza io ho fatto un'università telematica, la Uni Marconi, e ho iniziato mappando le video lezioni dei professori in diretta, di conseguenza c'era la lezione registrata del professore, mandavo la lezione e ho iniziato subito a mappare. Mi volevo male, Matteo, subito dalla parte più difficile, però ha funzionato perché mappando diciamo, diverse video lezioni, alla fine ho iniziato a prendere dimestichezza sia con il programma sia appunto con le mappe. Poi dai tuoi consigli, dalle tue strategie, sono venute sempre meglio queste mappe. E adesso riesco a mappare lezioni senza fare troppa fatica anche in diretta. E in più riesco ad avere subito una visione d'insieme di quelle che sono tutti i punti chiave, i punti cardine di un determinato argomento, una determinata lezione. E sicché ho iniziato mappando per studiare. Infatti questo è un nuovo metodo di studio, ormai è da anni, però è nuovo e è molto rivoluzionario perché appunto dà una visione d'insieme che prima non avevo. Sottolineavo, rileggevo, risottolineavo con l'evidenziatore, poi provavo a ripetere ma non mi ricordavo niente, mentre in questa maniera ho direttamente la mappa, provando a esporre direttamente i concetti chiave, dici sì, questo ce l'ho, questo devo riandarla a vedere o nel video o nelle slide, perché non l'ho interiorizzato abbastanza bene dalla mappa e basta. E parlaci dei tuoi risultati con le mappe. Allora, praticamente ho dimezzato i tempi di studio. Se prima ci mettevo 2 mesi per studiare un argomento, adesso posso riuscire in un mese e anche meno. Ovviamente ho fatto la mia università, anzi, il mio obiettivo era quello di fare l'università nella maniera più veloce possibile per affacciarmi subito al mondo del lavoro. Infatti già facevo delle attività in parallelo con l'università e appunto stavo facendo molta fatica a iniziare a continuare a fare tutte le cose, di conseguenza stavo perdendo la passione nello studio. E mentre con le mappe mentali ora mi diverto, sì che studio anche più volentieri.
Poi le utilizzo anche per tutto, quando ho delle riunioni con i clienti, quando devo organizzare la giornata, la settimana, riesco a capire quali sono le attività fondamentali che assolutamente devo fare in questa settimana e organizzarle. Oppure anche delle semplici telefonate, avendo un foglio davanti, anche manualmente, senza usare il programma. Vai a capire quelle che sono le cose fondamentali che devi ricordarti. Certo. Tu sei anche tornato a rivedere il corso a distanza di tempo. Sì. Ci racconti anche di questa esperienza, differenze tra prima edizione e seconda edizione? Allora, va bene. Allora, la parte dove appunto ero un pochino più debole era la parte di memorizzazione, perché ovviamente uno quando frequenta un corso per la prima volta, vede delle cose nuove, non riesce a prendere tutto quanto, interiorizzare tutto quanto molto bene, e anzi si focalizza su quelle cose che per lui sono fondamentali. Per fare quel salto, come si dice, il 2080. Lo spieghi, che magari qualcuno non lo sa. Praticamente sono quel 20% di azioni che ti portano all'80% di risultati. Di conseguenza, vado a focalizzarmi su, per me è stato le mappe mentali, perché mi hanno permesso di avere subito una visione d'insieme, una visione chiara, o trovare subito i concetti chiave nelle varie lezioni che andavo a studiare, e permettendomi di accelerare i tempi. E questa volta, mentre la seconda volta in cui ho frequentato il corso, appunto, era per interiorizzare un'altra parte che avevo tralasciato quasi completamente, che era quella della memorizzazione, tecniche di memoria, perché appunto l'altra volta mi ero concentrato sull'altra questione, sulle mappe. Ottimo. E tu hai presentato la tesi anche con la mappa? O Allora, l'hai creata? No, mi avevi accennato qualcosa che avevi fatto con le mappe? sì, praticamente per la tesi l'ho strutturata tramite le mappe mentali, sicché io ho deciso insieme al professore l'argomento che volevamo discutere, che volevamo trattare, e allora ho prima organizzato tutto il concetto sulle mappe mentali, una mappa mentale con i rami principali. Per capire quali erano gli argomenti da sviluppare, e dopodiché sono andato a sviluppare per ogni capitolo la propria mappa, in modo tale che la struttura era già pronta, l'unica cosa che dovevo fare era riempire di concetti, i concetti già c'erano, e di conseguenza riempire per scrivere appunto una tesi da 80-90 pagine. E praticamente la cosa inversa che facevo quando studiavo le lezioni, andavo a estrarre concetti principali. In questa maniera ho trovato prima concetti principali e poi sono andato a riempirli con i contenuti. Poi per l'esposizione della tesi, ho preparato un discorso, prima ho abbozzato una mappa mentale, l'ho provata. Non mi garbava, l'ho scartata e l'ho ricreata un'altra in poco tempo, una mezz'oretta. E l'ho provata e mi piaceva, sembrava andasse bene, però il professore preferiva, dato che appunto ho fatto un'analisi su un'azienda, di fare anche una visione critica di quelli che sarebbero gli aspetti da migliorare all'interno di quell'azienda, e di conseguenza ho creato un'altra mappa mentale, l'ho esposta in 5-10 minuti e ho visto che i tempi di esposizione erano giusti, i concetti erano precisi, dettagliati e allo stesso tempo semplici, sicché ho optato per utilizzare quella mappa e quel discorso, che mi hanno fatto anche complimenti dopo la discussione. Ottimo. E il voto? Voto 100 su 110, comunque sono arrivato alle tre cifre e sono molto contento. Ottimo, ottimo. Complimenti davvero. Senti, per una persona che magari naviga un po' come è capitato a te,
che stavi curiosando, navigando e magari ti sei avvicinato a questo mondo con mille dubbi, domande o perplessità. Non so come sia stato per te, però che cosa ti sentiresti di dire? Allora, che sì, le perplessità ci sono. In qualunque cosa nuova uno intraprenda, cioè 10.000 dubbi, perplessità, ma l'importante è un po' buttarsi. Io mi sono buttato all'inizio, un po' si diceva praticamente in famiglia, sì, ma diciamo, ti serve questa cosa qui? Io sentivo che mi serviva. Perché appunto non riuscivo, sì, studiavo, comunque ottenevo i bei risultati, però erano un po' altalenanti. E mentre in questa maniera sono riuscito a cambiare, a ottenere dei risultati più costanti, diminuire il tempo, iniziare a divertirmi. Di conseguenza, la cosa che ci tengo a dire. Comunque provate, affacciatevi a cose nuove, innovative, perché praticamente lo studio, se uno va a vedere i libri di 90 anni fa, erano sottolineati a matita. Oggi c'è due o tre evidenziatori, si utilizza i colori. Però, come sono cambiate le macchine, i telefoni, lo studio è ancora rimasto ai livelli precedenti. A me piace innovare. Certo. Senti, cos'è che ti ha spinto a tornare a rifrequentare il corso, dedicando altri 3 giorni del tuo tempo? Stare insieme a te, Matteo. No, non me l'aspettavo questo, non lo sapevo. Allora, e poi Dichiarazione così. la parte di mnemotecnica, appunto, il paradosso azione vivido, andare a prendere quei dettagli che l'altra volta ho tralasciato tu completamente. Poi alcuni piccoli spunti che normalmente si perdono frequentando una volta sola, mentre dopo, frequentando la seconda volta e frequenterò anche una terza, si va a prendere anche altri dettagli. Ottimo. Questo è un approccio che io esorto sempre ad avere, però magari non tutti dicono: ma sì, ho capito, ho preso quello che mi serve. Invece, tante volte la cosa che fa fare di più la differenza deve ancora arrivare dopo che uno ha visto il metodo, ha iniziato ad applicarlo. La volta dopo uno va a prendere quelle finezze che fanno risparmiare molto, molto più tempo. Quindi bravo davvero, ti aspetto per la terza volta. Diciamo anche che è gratuito, se no pensano che si può tornare proprio perché ci teniamo ai risultati dei E poi nostri. eravamo anche in diversi che si rifrequentava questa volta qui. E comunque ognuno aveva qualcosa da apprendere in più. Di conseguenza, sì, fa molto bene prendere le cose, perché magari la prima volta prendi un 30% e la seconda arrivi a un 60%. Certo. E guarda, la cosa che succede ad ogni corso è questa: ci sono persone diverse che tornano, quello che facciamo, lo sai, numero chiuso 15 più 3 rifrequentanti. E quando uno rifrequenta, vede un corso diverso perché lui nel frattempo ha interiorizzato, ha visto cose nuove, ha consolidato il metodo e quindi anche le domande, così come è stato per te, sono diverse, sono orientate sulle finezze e su quel 20-80, che ci tenga a sottolineare, 20-80 non vuol dire impegnati poco per ottenere tanto, ma il concetto di individuare quelle che sono le priorità, quello che allo stato attuale ci fa fare il più grande miglioramento. E questo 20-80 cambia a seconda del punto del percorso in cui ci troviamo. Chiaramente per uno che si avvicina per la prima volta al suo 20-80 sarà magari una fase del metodo di studio, per te adesso sarà non so cosa, te ne renderai conto la prossima volta che tornerai. Mi auguro di vederti dal vivo, adesso che riapriamo. Sì, ti aspetto. Assolutamente Ti sì, mi sto aspetto, sarebbe sentendo. davvero, davvero fantastico Sì. incontrarci dal vivo di persona.
Farebbe piacere anche a me perché insomma ci siamo visti sempre online, Dai, due dai, volte camminiamo. online, almeno una in presenza dove scambiare anche un po' di battute. Sì, dopo fare pranzo, cena, è sempre, sempre bello. Dai, ottimo. Ci sono delle cose che ti fa piacere aggiungere o Diciamo raccontare? che un'altra cosa che mi farebbe piacere dire è che sto strutturando, per esempio, una società, anche se sono così giovane, ma ho deciso di creare una società nell'ambito della consulenza aziendale insieme ad altri soci. E ognuno si fa siamo specializzati su un determinato campo. Bene, per mettere insieme tutti quanti, capire un attimo chi fa cosa, come farlo, ho strutturato tutto tramite le mappe mentali, in modo tale da avere subito una visione chiara, una visione d'insieme di tutte quelle che sono le abilità di ognuno di noi, e le ho, diciamo, trasferite a tutti quanti, queste mappe mentali, le ho inviate a tutti quanti, e tutti si sono resi conto in pochissimo tempo di quello che ognuno di noi sa fare, è in grado di fare. E poi lo utilizzate anche per strutturare anche i documenti necessari, perché magari salti sempre qualche cosa, allora ce l'hai nella mappa, ho messo questo, l'ho messo, questo l'ho messo, questo l'ho messo, questo mi manca, e lo vai a inserire. Poi progettando un'azienda su tutta una serie di mappe mentali, il progetto, a quel punto sai veramente quelle che sono le tue aree di competenza senza andare a dire questo boh, si fa, non si fa, non lo so. Invece in quella maniera sono decise, sono chiare, semplici, tutti quanti sanno quello che si fa guardando una mappa. Certo, ottimo. Chiarezza, la chiarezza Chiarezza. mentale che dà velocità di esecuzione. Tra l'altro vengono sempre utilizzate da grandi aziende queste mappe, giusto? Sì. Proprio per dare chiarezza e capire bene cosa fare. Dai, grazie davvero Alessandro per la tua condivisione, per qualunque cosa, domande o dubbi, la mail e ci sentiamo. Certo, Matteo. Grazie a Grazie te. ancora. Ciao, ciao. Ciao.